Sono stati finalmente trovati gli script ufficiali per gli episodi 23 e 24 della serie animata Pokémon Bianco e Nero. Oggi i capelli sono inguardabili, quindi cappello. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. A volte nel mondo Pokémon succedono cose carine e cose meno carine. Ad esempio, come cucinare un Charmander o un Chikorita, e queste sono cose meno carine. Mentre quelle più carine e meno macabre sono i ritrovamenti di script ufficiali di episodi mai rilasciati neanche in madrepatria. Sto parlando appunto dei fantomatici episodi 23 e 24, nei quali si vede il Team Plasma essere il team più nefasto del mondo Pokémon. Doveva esserci una specie di lotta tra il Team Plasma e il Team Rocket per il controllo di un meteonite. E questo meteonite doveva, insomma, donare poteri in quantità illimitata. Ma cos'è successo? L'episodio non venne mai trasmesso e doveva andare in onda il 17 marzo 2011, solo 6 giorni dopo che ci fu il terremoto dell'11 marzo che devastò le coste del Giappone. E purtroppo, oltre ai danni materiali, persero la vita quasi 20.000 persone. Ora, questo episodio cosa rappresentava? Rappresentava una distruzione incredibile di grattacieli, da guerriglia in città a Australopoli, guerriglia tra Pokémon, un disastro incredibile, scontri su scontri, distruzione in quantità, e quindi era bene, insomma, cancellare la messa in onda di questi episodi e mandare magari qualcos'altro. Infatti corsero ai ripari modificando il finale dell'episodio 22 e modificando gli episodi 25, 26 e 27, riuscirono a creare un episodio 23 e un episodio 24 totalmente nuovi che non avessero alcun riferimento con il Team Plasma e il Team Rocket. Wow! Ora però sorge un dubbio. Quando sarebbero andati in onda successivamente questi episodi? Erano solo inizialmente stati posticipati a giorni più felici. E dicono, vabbè, mandiamoli in onda a fine anno, però non se ne è fatto nulla e hanno deciso di mandarli quindi in onda nel 2012. Anche lì però, dopo varie riflessioni, hanno deciso totalmente di cassare l'idea e sono stati cancellati definitivamente. Il problema è che questi episodi erano molto attesi perché la Holm ce li aveva talmente caricati anche tramite CoroCoro e dei trailer promozionali, di cui uno durava quasi 2 minuti, dove faceva appunto vedere queste fazioni che si scontravano di Team Rocket e Team Plasma. E sarebbe stato bellissimo avere 2 interi episodi di 40 minuti di botte da Orbi, però è successo quello che è successo. Ora però arriviamo al succo del discorso. Questi script come hanno fatto a finire in mano al popolo di internet? Ce lo dice Objection Man, un utente di Bulba Garden. Questo ragazzo ha contattato un rivenditore che aveva a sua volta comprato questi script originali da chi di dovere ai tempi li aveva sottratti alla luce del sole, e dice che, parlandoci un po', sono arrivati a contrattare $4.000 per gli script che sembrano originali. Ora, come fai ad autenticare uno script? Potrebbe essere una supercazzola. Benissimo, sono state mandate delle foto, sono state fatte le dovute traduzioni di una pagina ed effettivamente sembrava che combaciasse con quello che si vedeva nei trailer. Allora, che è successo? Si è aperta una campagna GoFundMe. E il sito web GoFundMe permette appunto di essere protetti nel caso si riceva una truffa quando si finanzia appunto un progetto. Nel caso fossero stati script fasulli, avremmo avuto i soldi indietro noi del web che abbiamo contribuito questi $4.000 per avere in mano roba concreta. Tutto è andato per il meglio, gli script sono veri, abbiamo tutte le foto di ogni singola pagina dello script, anche punto e virgola, c'è tutto. Abbiamo anche la traduzione in inglese di quello che succede nell'episodio. Ogni singola parola detta, ogni singola sillaba, c'è tutto. Chi parla, chi non parla, i versi dei Pokémon addirittura. Hanno messo i versi di Pikachu, non c'era bisogno, ma li hanno messi. E quello che succede nella scena, quindi, è come se stessimo leggendo delle pagine di un libro ed è l'unica maniera che abbiamo oggi per sapere quello che doveva succedere. Il Team Plasma è stato poi presentato come una macchietta di gente che arriva e fa: "Ah, noi siamo i cattivi, ti rubiamo il Pokémon perché così possiamo liberarlo." E poi se ne vanno perché perdono.
purtroppo più di questo non fanno. E hanno cercato un po' di toccare vette un pochino più mature con l'episodio di N che viene incoronato re, viene attaccato da Reshiram perché Reshiram dice non mi piaci e poi succede quello che deve succedere. E potevamo avere un Pokémon bianco e nero molto più maturo di quello che abbiamo avuto poi in seguito. Io la serie l'ho vista quasi tutta e quello che ho visto è stato... Ok, figo Dragonite di Iris, figo Charizard, perché Charizard è figo, però non basta. E sembra che stavamo andando nella giusta direzione prima che cancellassero questi due episodi e facessero diventare appunto il Team Plasma niente. Mentre nel gioco il Team Plasma ti tira pugni e calci pur di rubarti Pokémon. E ora la domanda sorge spontanea. Dove trovo questo drive con tutti quanti i file? Lo trovate nel link in descrizione. È un drive accessibile a tutti, senza alcun tipo di restrizione. Inoltre trovate anche i due tweet della persona che ha, appunto, è stata incaricata di raccogliere tutte quante queste informazioni. Ad ogni modo, io vi consiglio di dare un'occhiata anche con Google Traduttore, che stranamente ha fatto un buon lavoro nel tradurre lo script. L'ho letto ed è, oltre ad essere un bel episodio, stranamente, Pokémon in genere ha solo belli episodi verso la Lega e all'inizio, quando proprio deve caricare al massimo per presentare il prodotto. Però questa volta potevamo davvero avere oro fra le mani e ci è stato sottratto, purtroppo, da forze a noi non controllabili. Se potete dategli una letta, perdeteci quella mezz'oretta e trovate tutto, ripeto, in descrizione insieme ai miei link se volete seguirmi da qualche parte sui social. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!